Mister, inevitabile a poche ore dall'accaduto fare intanto una premessa per Giovanni Giuffrida. Mancherà tantissimo all'FC Messina da qui alla fine, anche se sappiamo che in qualche modo il capitano a breve sicuramente tornerà a sostenere intanto la squadra dalle tribune. Ma sì, abbiamo già detto tutto su Giovanni, quindi al di là del grande in bocca al lupo per l'intervento che farà in settimana, siamo tutti vicini a Giovanni, lui lo sa, in effetti speriamo che rientri presto perché al di là della sua presenza in campo o meno, è un uomo determinante per noi, quindi vogliamo averlo al più presto al nostro fianco. Giovanni Giuffrida, Marco Garetto ovviamente anche, ci sono stati dei problemi in settimana anche con alcuni calciatori, parliamo di Cori e di Carbonaro, Cavaliere invece li ha ritrovati in gruppo così come Pane Bianco, infermeria cosa dice? Ma beh, Garetto, come lo è per Giovanni, sappiamo benissimo, è terminato la stagione, però comunque ha già effettuato l'intervento, sta iniziando con la riabilitazione, quindi già un grosso passo è stato fatto per lui. Poi è un ragazzo molto giovane e quindi si riprenderà presto sicuramente. Abbiamo avuto sì qualche problema in settimana con Cori, con Carbonara, con qualche altro ragazzo, però come sempre nostra consuetudine. Verranno convocati, partiremo e poi domenica mattina insieme allo staff medico decideremo il da farsi. Abbiamo un grande rapporto anche direttamente con i calciatori che sono comunque ragazzi responsabili e quindi decideremo il da farsi. Nell'analizzare il match con il Roccella, un dato è anche fin troppo evidente: l'FC Messina perde punti fuori casa e li perde soprattutto con le squadre, diciamo, della parte bassa di classifica, zona playout e zona retrocessione. È una cosa che ti preoccupa? Ci stai pensando? O come penso anche sia normale che sia, l'FC Messina va a Roccella sicuramente per andare a vincere? Ma certo, queste cose le sappiamo, ne abbiamo parlato con i ragazzi, le abbiamo analizzate, abbiamo capito come, dove e quando abbiamo sbagliato, però bisogna guardare avanti, quindi bisogna guardare avanti e cercare di ottenere il massimo da questa partita e poi aspettare che ritorni il campionato e giocarci le nostre carte fino alla fine, ma questo vogliamo fare con grande forza. Mister, un'ultima battuta invece su quello di cui non abbiamo parlato, ovvero questo ulteriore stop al campionato. Non si giocherà il 2 maggio, si riprenderà il 9. Come l'hai presa e come pensi che reagirà l'FC Messina a questo ulteriore stop? Ma l'FC Messina deve pensare soltanto alla gara di domani, questa è la priorità assoluta. Poi se è stato fermato per un'altra settimana sicuramente avranno fatto delle valutazioni che in funzione dei recuperi credo che siano anche delle valutazioni giuste e corrette per rispetto di chi ha tutte queste gare da recuperare. Quindi non cambia niente per noi e credo per nessuno, per cui. E tu, quando le cose vengono fatte uguali per tutti, si è sempre alla pari, non c'è mai nessun problema.